Belli, brutti, come state? State bene? Beh, voi già sapete che stiamo facendo a casa a Sisaket, ma tante persone credono che Sisaket è questo. E invece io vedo tutt'altro a Sisaket, io vedo questo. E perciò questi due mondi ora li dobbiamo per forza mettere insieme. Vi devo far capire cos'è l'Isan per voi, perché per voi l'Isan è un po' la pampa della Thailandia, invece non è così, ci sono un sacco di cose da vedere. Appunto, proprio lì noi stiamo facendo la casa, che è ancora in costruzione, però vi vorrei un po' aggiornare com'è la situation lì a Sisaket. Andiamo a vedere sta villa, va. Bene, bene. Come potete vedere hanno fatto un strato di cemento davanti a casa, che sarebbe dopo il piccolo terrazzo, diciamo così, che viene fatto dopo. Dobbiamo fare anche un tipo di veranda dopo questo strato di cemento. Comunque, ecco, questa è la situation per il momento. I cavi elettrici sono stati tutti, quasi al 70%, tutti installati, tutti messi. Appunto questo cemento che abbiamo messo, abbiamo un po' allargato questa piattaforma di cemento, perché era solo di 1 metro e noi l'abbiamo allargato un po', chiaramente pagando. In più devono fare ora qui dove sono le finestre, anche un intorno con uno strato di cemento, che dopo vi faccio vedere in una fotografia cosa intendo dire con questo. Poi cosa c'è altro? Il tetto, che ancora non è finito, perché devono ancora finire il lavoro. In più c'è una piccola correzione che hanno fatto, perché non era, diciamo, non era alla nostra, fatta alla nostra soddisfazione, perciò l'hanno corretto subito e niente, è già fatto. Non era proprio dritto, quello era l'errore, era un po' storto, perciò l'abbiamo rifatto. Per fortuna c'è mia moglie lì che può controllare appunto i lavori, perché appunto tutte queste piccolezze, grazie a mia moglie, cioè qualcuno deve essere lì sul posto. Bene, poi comunque appena che la casa è finita e tutto, vi farò sapere anche i costi, il costo totale di tutto questo lavoro che stiamo facendo. Anche lì hanno fatto una correzione, che c'erano dei piccoli buchi. Ecco, e poi si va poi dentro la casa a vedere comunque come all'interno ora. Quello che vi posso dire anche è che abbiamo dato l'ordine per fare il muro intorno alla casa, e abbiamo deciso di fare ugualmente il muro e non un qualcosa altro, perché alla fine il costo sarebbe stato uguale. Perciò meglio pagare dall'inizio e sapere il costo, che viene più o meno sui quasi 600.000 baht il muro intorno. E il lavoro dovrebbe durare più o meno un mese, 1 fino a 2 mesi, e lo fa anche una ditta di costruzioni specializzata, che fanno solo questo lavoro loro, e danno anche una garanzia di 1 anno, anche se è poco, però meglio di niente. Poi abbiamo fatto una correzione lì in quella porta. Ecco, che non era abbastanza rotondo come piaceva a mia moglie. Hanno fatto quella correzione. Questo è in pratica il living room.
con una bella vista sui campi. Anche qui il tetto non è ancora fatto, cioè il tetto è fatto, però il, come posso dire, il corridoio è abbastanza largo, di 2 metri, quello che mi piace anche a me, così abbiamo spazio. E questa è la cucina invece. Figli ancora, chiaramente, appunto il 70% è fatto dai cavi elettrici, cioè dell'installazione proprio elettrica. Abbiamo anche isolato il tetto per il caldo. E qui dopo viene la cucina. Qui non so cosa sta raccontando mia moglie, non capisco il thailandese, però bene. Bella vista anche di qua, qui si cucina. Questa è la porta per uscire fuori al giardino, questa è una grande finestra. Questa è una bottiglia d'acqua. Questa è invece la camera per gli ospiti. Questo è il bagno degli ospiti. Bene, invece queste sono le foto che ci hanno condiviso la ditta di costruzione. Vedete qui il cemento intorno alla finestra che abbiamo fatto fare, che dopo alla fine dovrebbe essere un pochino più, come posso dire, vedete qui. Fa un bel effetto, diciamo. Ecco. E appunto poi abbiamo messo questo cemento qua davanti a casa per fare il piccolo terrazzo. Bene, bene, poi come appunto ho detto prima, abbiamo dato l'ordine per fare il muro, che credo fra 1 o 2 settimane inizieranno anche con questo lavoro, un grandissimo lavoro anche, almeno così la casa un pochino più, diciamo, protetta, protetta, diciamo così, va, non è che... non è che puoi avere la protezione al 100%, ma però diciamo che c'è qualcosa intorno che la protegge un po' da tante cose. Bene, e poi di novità cosa c'è? Niente, poi il piastrellista è arrivato anche oggi per discutere appunto per il lavoro là, come fanno, ci vorrà un mese, mi ha detto, cioè ha detto a mia moglie che ci vorrà un mese per piastrellare e per mettere tutte le piastrelle, sono solo in 2, perciò ci vuole un pochino più lungo, però noi va bene così perché tanto non è che abbiamo fretta noi. Ecco, e dopo spero che quando io andrò in aprile lì si vedrà qualcosa di più, sono sicuro che si vedrà qualcosa di più, perché i lavori appunto stanno continuando continuamente ogni giorno passo per passo. Ecco, tutto qui allora. Beh,
Cosa vuoi che ti dica? Beh, noi siamo contenti, felici, finora è andato tutto bene, un paio di correzioni piccoline che subito le hanno fatte senza discutere o se veramente è una ditta veramente seria questa qui, finora non possiamo dire niente di, cioè tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, che bella parola, eh? Ecco, tutto qui allora, ok, allora. È tutto. Intanto godiamoci un po' di questa panoramica che c'è lì. Con un drone vi faccio vedere un po' la regione, va bene? E noi intanto ci vediamo poi nel prossimo video.